La terra è viva ed è piena di storie. E la terra è Gaia, è una dea gioiosa che anche tra le ferite respira e vuole raccontarsi. Noi la seguiremo attraverso le parole di chi cerca di darle voce e ci aiuta a leggerla. Questo è Silva, storie per un pianeta da curare. Un podcast di Riccardo Gasperina Geroni e Lavinia Torti, prodotto dall'Università di Bologna. Nulla è remoto nell'era del surriscaldamento globale. Non c'è luogo in cui le consuete aspettative della vita borghese non siano messe in discussione. Questo è uno dei molti modi in cui l'era del surriscaldamento globale sfida sia l'immaginazione letteraria sia il buon senso contemporaneo. Gli eventi climatici del nostro tempo hanno un alto grado di improbabilità. Non è facile collocarli nell'universo deliberatamente prosaico della narrativa seria. La voce che avete appena ascoltato è di Niccolò Scaffai, docente di letteratura e studioso dei rapporti che la letteratura intrattiene con l'ambiente e l'ecologia. Le parole sono invece prese dalla grande cecità di Amitav Ghosh, scrittore e antropologo indiano tra i punti di riferimento dell'attuale riflessione sul cambiamento climatico. Io sono Lavinia Torti e in questo podcast ascolterò con voi le voci di scrittori e scrittrici, critici e interpreti di storie. Ci racconteranno il loro modo di vedere il nostro mondo che cambia e ci aiuteranno a capire come provare a nostra volta a cambiarlo in meglio. Niccolò Scaffai, l'ospite di oggi, ci guida in un percorso attraverso le storie del cambiamento climatico. Seguiamolo. Il surriscaldamento globale, il cambiamento climatico, scrive Ghosh, sfidano l'immaginazione per almeno due ragioni. La prima è che il romanzo, cioè il genere letterario da cui più dipende l'elaborazione del nostro immaginario, tende a rappresentare soprattutto la vita quotidiana, cioè le esistenze di individui che vivono secondo i ritmi delle società borghesi, sulla scia della grande tradizione narrativa dell'Ottocento realista. È difficile perciò raccontare in chiave seria eventi e fenomeni che non si inscrivono nel quadro di quelle esistenze e di quei ritmi, ma che al contrario li sconvolgono. La seconda ragione è che il cambiamento, anzi dovremmo ormai dire la crisi climatica, non è un evento puntuale che possiamo cioè circoscrivere in un luogo e in un momento determinabili, ma è un insieme, una rete di fenomeni collegati tra loro in un sistema complesso di concause che si producono in luoghi e tempi diversi per poi confluire e sfociare in effetti particolari come gli eventi meteorologici estremi che si verificano ormai sempre più spesso anche alle nostre latitudini. Infatti il cambiamento climatico non si lascia descrivere facilmente. Raccontarlo in modo serio significherebbe comprenderlo e poterlo rappresentare nella vita quotidiana. E invece il cambiamento climatico non è un oggetto circoscrivibile con facilità. Il filosofo Timothy Morton, che è un punto di riferimento del pensiero e dell'immaginario ecologico contemporaneo, definisce infatti il cambiamento climatico un iperoggetto. Un iperoggetto è un evento che ha dimensioni spaziali e temporali enormi e che si manifesta in una pluralità di forme e modi non sempre distinguibili. E tutto questo naturalmente rende arduo il lavoro degli scrittori che provano a dare voce nelle loro opere a un'idea del cambiamento climatico e della relazione che esso intrattiene con le esistenze dei personaggi dei romanzi. Jonathan Safran Foer, che è un altro importante scrittore, scrive infatti che sembra impossibile descrivere la crisi del pianeta. Astratta, eterogenea com'è, lenta com'è, priva di momenti emblematici e figure iconiche, in un modo che sia al tempo stesso veritiero. Ecco perché dobbiamo parlare, dobbiamo sensibilizzare, è anche lo scopo di questo podcast in fondo, no? Sensibilizzare con gli strumenti della letteratura quante più persone possibili. Ma siamo davvero sicuri che la letteratura ci potrà davvero dare una mano? La sfida e al tempo stesso l'opportunità che,
che si presentano alla letteratura consistono proprio nel raccontare la crisi attraverso immagini efficaci, eppure veritiere, cioè realistiche, non solo cioè attraverso i modi del fantastico e del fantascientifico, che pure hanno contribuito in modo determinante a costruire un immaginario ecologico e a prefigurare anche gli scenari estremi che potrebbero delinearsi in seguito alla crisi climatica e che già cominciano a farlo. Ma anche adottando altre modalità di racconto, che abbiano cioè una radice nell'esperienza comune e presente. Quando una scrittrice britannica molto nota come Zadie Smith dice che occorrono parole intime, è una sua espressione, parole intime per raccontare il cambiamento climatico, intende riferirsi proprio a questo, cioè raccontare non l'ambiente in astratto, ma uno specifico ambiente che conosciamo, che amiamo, fermandoci sulle trasformazioni che questo ambiente ha conosciuto, legate all'aumento delle temperature, alla riduzione della biodiversità, all'inquinamento, alle alterazioni di vario ordine provocate dall'azione umana, fattori che non vengono così fatti solo oggetto di una preoccupazione generica, ma di una esperienza particolare. La crisi climatica non è risolvibile con provvedimenti semplici e lineari, è complessa e dobbiamo smetterla di fingere, ma questo perlomeno non ci impedisce di salvare ciò che amiamo, ovvero di proteggere gli ambienti che conosciamo, nella speranza che il moltiplicarsi di azioni sugli spazi circostanti componga tutto insieme un mosaico virtuoso. La crisi non è climatica, è globale. È una frase che prendiamo dalla scrittrice canadese Margaret Atwood. La sua narrativa non è definibile come fantascienza tout court, ma come lei stessa ama dire, fiction speculativa piuttosto, cioè basata su una credibile rielaborazione di eventi e condizioni che si sono già verificati nella storia o che sono in atto proprio adesso in diverse parti del mondo. È questa, diciamo, dialettica tra realismo e anticipazione che caratterizza la cosiddetta climate fiction o fiction climatica, un genere che anche in Italia ha dato frutti recenti, come il romanzo Qualcosa là fuori dello scrittore e traduttore Bruno Arpaia, un romanzo che è corredato anche da una nutrita bibliografia scientifica, il libro di Arpaia, in cui si immagina che in un futuro prossimo le migrazioni climatiche non saranno più solo quelle che conosciamo oggi, quelle che partono dall'Africa o dall'Asia, ma saranno anche quelle che costringeranno gli europei e in particolare gli italiani a cercare rifugio nei paesi del nord. È bene smetterla di credere che tutto questo non ci riguardi, e per farlo conviene forse considerare che la scelta della forma attraverso cui raccontiamo il cambiamento e la crisi climatica non è mai neutra, perché la forma plasma il discorso che si vuole portare avanti. Quindi, per tornare alla letteratura e mostrare come le sue forme abbiano molto da insegnarci, non esiste solo il racconto distopico, che fa apparire tutto lontano e distante da noi. Si può optare per narrazioni di base realistica, le potremmo definire come delle distopie a bassa intensità, in cui cioè il verificarsi degli effetti della crisi climatica reagisce con le storie personali e familiari dei protagonisti. È il caso di un romanzo recente come Dopo la pioggia, di Chiara Mezzalama, in cui, mentre il Tevere si trasforma in una barriera fisica e in un limite geografico, in un'estate troppo secca e poi colpita da una devastante alluvione, i personaggi Elena ed Ettore si confrontano con la fine del matrimonio e del mondo come lo hanno conosciuto fino a quel momento. O ancora, per altri versi, è il caso della Vita in tempo di pace di Francesco Pecoraro, dove il protagonista lavora per conto di una multinazionale a un progetto segreto e sconcertante, cioè la ricostruzione in materiali sintetici della barriera corallina del Mar Rosso, perché quella vera si sta distruggendo. Ma oltre al modo,
da una parte realistico e dall'altra distopico, ci sono anche caratteristiche formali importanti per il nesso tra letteratura ed ecologia. Cioè l'adozione dello straniamento, ad esempio, che è una strategia narrativa che mette in crisi i consueti meccanismi della lingua e dei tempi della vicenda narrata, che mira cioè a sconvolgere la percezione abituale della realtà per rivelarne aspetti nuovi o insoliti. Lo straniamento dà rilievo a un punto di vista diverso sul mondo che cambia e sugli agenti di tale cambiamento, risvegliando la coscienza e accendendo lo sguardo su quella casa comune, l'ambiente, che per troppa familiarità non sappiamo percepire con accuratezza. Ugualmente, gli autori e le autrici di oggi fanno sempre più attenzione a costruire la trama delle loro narrazioni in una forma che dia il senso della complessità e delle relazioni, di fattori umani e non umani che contribuiscono a creare ciò che chiamiamo clima. Al centro delle narrazioni intorno al cambiamento climatico, quindi, non ci sono solo le storie, ma anche il modo di raccontarle, non solo i temi, ma anche le modalità con cui questi temi arrivano ai lettori e alle lettrici di oggi. La letteratura può e deve risvegliare la coscienza collettiva e aprire gli occhi sulle questioni più urgenti che il mondo si trova ad affrontare. Silva, Storie per un pianeta da curare, è un podcast di Riccardo Gasperina Geroni e Lavinia Torti con la collaborazione di Danila Longo, prodotto dall'Università di Bologna.